Bellissimo, è sempre un'emozione, non mi capita tutti gli anni, quindi è molto emozionante e sono soddisfatto, e soprattutto anche per l'annata trascorsa insieme ai miei compagni, alla mia società l'anno scorso. Speriamo di ripeterci quest'anno, non è semplice, perché comunque sono bei numeri. Però diciamo che ci prefissiamo questo obiettivo anche per questa stagione, e soprattutto a livello collettivo, prima che personale, speriamo di fare quel piccolo saltino in più che ci permetta di finalmente, dopo anni, raggiungere diciamo un'altra categoria. Allora, il mio idolo da sempre Andriy Shevchenko, sono milanista sfegatato e uno come lui è sempre stato lui e sempre sarà lui, dopo ce ne sono tanti altri, però lui ce l'ho sempre avuto proprio come idolo. E personalmente sono un attaccante un po' atipico, non sono uno da garra, o cerco di dare una mano ai miei compagni, cerco di portare la mia esperienza, cerco di essere il più cinico possibile e che altro? E ogni domenica si prova sempre, prima di tutto a livello di squadra, di raggiungere quello che noi ci prefissiamo, e dopo se arriva al gol, due gol, è ancora meglio, una soddisfazione personale che per un attaccante. Comunque vincere è bellissimo, vincere segnando è ancora più bello. Ho avuto la fortuna anche di fare tante esperienze nel mio percorso calcistico negli anni passati, poi un po' per motivi di lavoro, un po' per altri motivi, però anche un po' per una questione mia di proprio cuore granata, sono legatissimo a questa società, soprattutto alle persone a cui ci fanno parte, grandissimi lavoratori, volontari che però con una passione frenetica per il calcio e per i ragazzi del paese e non solo, portano avanti da anni questa grande famiglia. È una piccola realtà, però siamo veramente un grande gruppo, e io da Gambarese Doc spero e penso che chiuderò il mio percorso qui a Gambara, perché sono talmente legato e porto questa maglia proprio con orgoglio, con la speranza di fare ogni anno sempre meglio, come dicevo prima, per provare a fare quel piccolo saltino in più che darebbe grandi soddisfazioni in primis alla società e in secondo anche noi ragazzi, che comunque ogni anno siamo lì che ci proviamo, e speriamo che ogni anno sia quello buono. Grazie.